L'estate è il momento in cui vengono abbandonate centinaia di cani in condizioni francamente drammatiche. Catania ha voluto dare un segno di civiltà e di attenzione anche nei confronti degli animali. E nello stesso tempo abbiamo iniziato una lotta seria contro il fenomeno del randagismo. Con le microcippature, ne abbiamo fatte oltre un migliaio, e soprattutto con una attrezzatura, una sala operatoria in cui vengono fatte decine di sterilizzazioni. La sterilizzazione degli animali randagi è l'unico strumento che impedisce di far allargare questo fenomeno. E insieme con questo, naturalmente, finalmente avremo delle guardie zoofile e delle guardie ambientali che ci consentiranno di fare rispettare le regole. Quindi grande attenzione verso gli animali e i loro proprietari, faremo ulteriori aree di sgambamento per i cani in tanti posti nella città. Però questo significa anche che bisogna, quando i cani sporcano, bisogna che qualcuno con la paletta lo prenda, altrimenti multe. Lo dico subito, chi ama gli animali li ama e sono felice di questo, io sono uno di questi, ma bisogna andare in giro con la paletta e non lasciare lo sporco per terra, perché quello è un segno di inciviltà. Grazie.